Rieccoci, bentornati in diretta spettatori di Le Fonti TV per questo approfondimento di Pocket News. Lo dedichiamo allo sport del momento, il padel, perché sono sicura che voi a casa, insomma, conoscete un familiare, un collega, un amico che gioca a padel, ma non solo gioca, perché questa è diventata una vera e propria mania, una follia a livello nazionale che sta, insomma, prendendo davvero tutti. Il fenomeno è iniziato a Roma, lo sappiamo, e poi lentamente, insomma, si è diffuso in tutte le altre città, d'Italia e oggi è diventato impossibile praticamente resistere a questo sport. Però questa non è solo una storia di sport, è anche una storia di imprenditoria, perché se tanti di noi giocano a padel oggi è possibile grazie anche al contributo, dell'imprenditore che abbiamo ospite qui, alle Fonti TV, ovvero Claudio Galuppini, che è fondatore di Italian Padel, e qui io naturalmente do il benvenuto. Claudio, buongiorno e innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi e grazie a voi dell'invito. Bene, allora, ho detto appunto che questa è anche una storia appunto di imprenditoria, perché in realtà tu non ti occupavi, di padel fino agli ultimi anni. La tua era un'azienda che, costruiva cancelli e recinzioni. Poi c'è stata la crisi, del 2008, tutto è cambiato e anche tu hai dovuto, insomma, riconvertirti. Ma quando, ecco, questo mi interessa, è interessante anche penso per il nostro pubblico, quando è stata la prima volta che hai intuito come il padel potesse diventare un fenomeno a livello nazionale, tanto da crearne un business? Sì, allora l'intuizione è avvenuta nel 2015 quando, grazie a un amico e dal mio commercialista, mi hanno parlato di questo sport che non conoscevo e me l'hanno illustrato facendomi vedere delle foto di campi su un iPad. E una cosa che non avevo mai visto, ma con l'intenzione di portarli proprio nella nostra provincia di Brescia e investire in questo sport. Dopodiché, io per curiosità sono andato a Roma con la famiglia per prendere l'occasione anche di visitare la capitale e giocando con i miei figli di età diverse, maschio e femmina, essendo che anch'io era 35 anni che non facevo nessun tipo di sport, ci siamo divertiti tutti. Ho capito quanto era importante dal punto di vista genitore riuscire a giocare con i propri figli in uno sport che ci metteva tutti sullo stesso piano, ok? E da lì ho capito che poteva diventare una cosa grande, anche perché era immediato e una buona definizione sentito in un'intervista di Spalletti Sì. poche settimane fa è che è l'unico sport di racchetta dove la pallina ti viene a cercare. Questo è vero, per cui permette a ogni giocatore di qualsiasi età di ambo i sessi di poter giocare divertendosi da subito, anche per chi non ha mai giocato sport di racchetta, dopo 10 minuti entrando in un campo da padel è in grado di buttare la pallina nell'altra metà del campo. E come viene detto, a volte tra i padelisti l'importante è buttarla di là, poi a volte non ritorna. Cioè, questa è una battuta che viene fatta nel mondo del Certo. padel. E questo è vero. Per cui da lì ho capito, ho avuto la visita poi di ragazzi di Roma che quando hanno visto la nostra azienda che si occupava all'epoca di cancelli, mi hanno detto: guarda, noi abbiamo visitato tutte le aziende in Spagna, non ce n'è neanche una che per tecnologie, dimensioni e struttura si avvicina alla tua. E da lì, diciamo che ho cominciato a guardarlo un po' con più interesse anche dal punto di vista imprenditoriale, non solo come possibile investitore o giocatore. E visto che noi eravamo in crisi per l'edilizia, perché eravamo l'azienda leader in Italia nella realizzazione di cancelli standardizzati, ed eravamo in crisi con un personale che era diventato da 56 unità a 27, il padel ci ha dato modo di replicare e cominciare
la terza riconversione aziendale. Esatto. Io ecco, voglio tornare proprio su questo punto, perché tu insomma di riconversioni ne hai fatte tante, non solo una, e lo racconti anche nella tua biografia Forgiato dalla vita, e abbiamo anche la copertina se la possiamo mostrare, e quindi insomma di riadattamento, di evoluzione, di cambiamento, ecco, in questo sei diventato un vero e proprio maestro. Io ti volevo chiedere, appunto, adesso lo sappiamo, insomma, i tuoi campi sono diffusi in tutta Italia, ricordiamo anche che ormai i campi da padel sono più di 2000, sono circa 2300 rispetto ai 150 del 2015, quindi c'è stato veramente un boom, una vera e propria esplosione. Ma da chi avete studiato per realizzare i primi modelli di campi da padel, e soprattutto, ecco, con i dipendenti che erano rimasti dopo la crisi, che tipo di formazione avete fatto per portarli, insomma, poi in quella direzione? Allora, vi rispondo per gradi. Intanto i dati aggiornati parlano oggi di oltre 4200 campi in Italia. Okay. Anche quest'anno il boom è stato veramente, veramente eccezionale e fuori ogni logica imprenditoriale che si potesse pensare. Per quanto riguarda, allora, diciamo che qua ha aiutato la nostra esperienza, che ormai è trentennale, nella lavorazione del ferro per esterni, e per cui abbiamo visto da subito che quello che si notava in giro poteva essere migliorato, perché visitando alcuni centri ho riscontrato quelle che erano alcune lacune produttive e alcune cose che potevano essere innovate o migliorate. Da qui siamo partiti subito incaricando degli ingegneri strutturali, perché oggi purtroppo vanno rispettate quelle che sono le normative tecniche delle costruzioni, per cui chiunque faccia strutture metalliche in Italia deve sottostare per strutture esterne fuori terra a quello che viene diciamo legiferato dal Consiglio Superiore ai Lavori Pubblici, per cui bisogna fare strutture che resistano ai venti e oltre i 100 km orari, e per far questo non solo servono delle certificazioni per quanto riguarda le saldature, ma servono proprio anche dei prodotti appositi anche dal punto di vista strutturale, tant'è che noi per realizzare i nostri campi non usiamo dei semplici profili che di acciaio normale, cioè definito come 275, ma abbiamo bisogno di usare proprio dei profili strutturali. E certo, questo vuol dire che tante volte con le acciaierie bisogna attendere anche dei tempi più lunghi. Più lunghi, chiaramente. Perché non vengono questi profili non vengono laminati come profili normali. E ricordiamo anche che siete appunto tra le aziende del settore l'unica ad aver ottenuto anche la certificazione CE, quindi insomma a testimonianza della qualità del prodotto che voi realizzate. Io invece, ecco, ne approfitto proprio ripescando le immagini che abbiamo mostrato, dove abbiamo visto Francesco Totti, perché abbiamo notato, insomma, che i VIP in questa diffusione del padel hanno avuto un grande ruolo, e tu tra l'altro hai realizzato anche i campi di alcuni centri importanti come City Life a Milano, con Albertini Casiraghi, poi i campi del circolo di Max Giusti sempre nel Lazio. Io ti volevo chiedere, ecco, quanto i VIP secondo te hanno influito in questo fenomeno di diffusione, e poi magari se ci racconti un aneddoto, nel senso, ti è capitato anche di giocare a padel con qualcuno di loro? Sì, assolutamente sì. Noi abbiamo iniziato diciamo con il primo personaggio del mondo sportivo, con Raja Nainggolan, e poi siamo arrivati a Maggiusti, a Totti, ad Albertini, Casiraghi, ad Amoruso, a Ferri e molti altri nel mondo dello sport, ex calciatori. Piace tantissimo agli ex calciatori, anche oggi anche a piloti che siano di auto, di moto e di vari sport, ai calciatori soprattutto, perché è un gioco che viene fatto a 360 gradi e nel loro sport già sono abituati a giocare con la testa alta e guardando appunto a 360 gradi, per cui
inoltre, essendo che non è più uno sport d'impatto, può essere fatto anche da ex giocatori che magari durante la carriera hanno subito degli infortuni, certo. E per cui non potrebbero più svolgere, vuoi per età anagrafica o per diciamo problemi fisici, altri sport di contatto, mentre il padel, torno a dire, volendo si può giocare anche quasi da fermo per divertirsi. Poi è chiaro che si può fare agonismo. La cosa che noto con gli ex calciatori, ma anche quando c'è modo di fare qualche scambio in qualche occasione con loro, è che loro mettono lo stesso agonismo, sì, che mettevano negli anni precedenti, ed è uno spettacolo vedere questa cosa. È vero, è vero. Guarda, confermo assolutamente questa tua impressione, perché tra l'altro ho sentito una bellissima intervista proprio su padel che ha fatto Paolo Di Canio, e ha detto che addirittura lui, se il suo compagno non si dimostra all'altezza, abbandona il campo, abbandona la partita, non la finisce neanche. Ci sono stati degli scontri tra l'altro anche con i suoi compagni di gioco, con Billy Costa Curta. Poi naturalmente tutto si risolve per il meglio, però la competizione, hai assolutamente ragione, è elevatissima tra chi ha praticato poi lo sport a livello professionistico. E a proposito di questo anche, ecco, sai chi ha creato un suo centro di padel in Svezia? Zlatan Ibrahimovic. E qui volevo ampliare un pochino lo sguardo anche a livello internazionale, perché so che tu e la tua azienda non realizzate campi da padel solamente in Italia, ma anche nel resto d'Europa. E volevo chiederti, ecco, in quali paesi soprattutto sta prendendo piede, perché sappiamo in Spagna assolutamente il fenomeno è molto diffuso, così come l'Argentina, sono i due paesi guida, ma volevo sapere, ecco, da quale altra parte d'Europa arrivano le richieste. Allora, noi in questo momento stiamo lavorando con 19 paesi del mondo e siamo partiti con le prime vendite negli Stati Uniti, negli Emirati Arabi. La Svezia è stato ed è un mercato importante, perché la Svezia ha avuto una crescita addirittura superiore all'Italia rispetto al numero di abitanti, e per cui in Svezia ci sono già oltre 850 circoli. A differenza dell'Italia, in Svezia troviamo centri molto importanti. Noi abbiamo fatto un centro che si chiama Ultimate Padel, che è stato definito tempo fa il miglior centro al mondo, con 18 campi. Ha avuto un primato per pochissimo tempo, perché poi è stato battuto da un altro centro con 23 campi, ma la bellezza non era identificata per il numero di campi, ma in quanto a come è stato allestito questo centro. E in Svezia appunto si vedono centri tutti superiori ai 10 campi, cosa che in Italia ancora è un'icona. La media spagnola comunque è di 5,5 campi per ogni centro, ed è chiaro che il mercato spagnolo è saturo, perché ha più di 4 milioni e mezzo di praticanti su 47 milioni di abitanti, e per cui siamo vicini al 10% della popolazione che gioca a padel. Sì, veramente, insomma, un fenomeno che sta spopolando un po' in tutto il mondo. Io so che fortunatamente, insomma, in questo momento gli affari per la vostra azienda stanno andando bene, perché ho letto dal sito che ci sono richieste di preventivo ogni 15 minuti, quindi insomma un periodo assolutamente positivo. E ti volevo chiedere, ecco, una prospettiva riguardo al futuro, nel senso che hai paura, insomma, che il padel, ad esempio, come era stato detto per lo squash, sia solo una moda, che ci sia poi, diciamo, un abbassamento dell'interesse e che quindi questo business un pochino si ridimensioni, oppure tu dal punto di vista proprio dell'imprenditoria sei tranquillo in questo momento? Allora, io ho una mia visione personale, che stando alla terza riconversione dovrei andarci abbastanza vicino. Sicuramente avrà una crescita mondiale per 8-10 anni, sì. E anche perché è l'unico sport al mondo dove c'è l'85% di ritorno di chi lo prova la prima volta. Fatti 185 ritornano a giocarci, per cui oggi mancano in tutto il mondo, mancano le strutture. Torno a dire, al di là di Argentina, che ha cominciato negli anni 80 ancora, e della Spagna, che
più o meno un mercato saturo, tutte le altre nazioni del mondo hanno grandissimi spazi di crescita. Non è una moda, è uno sport che piace molto perché crea dei benefici psicofisici, perché rilasciando endorfine e dopamina rilasciano le molecole della felicità, per cui tutti stanno bene giocando a padel. Ci sono chiaramente molte cose da fare anche in ambito sociale. Noi siamo inseriti da 3 anni all'interno del progetto nazionale Coldiretti Cibo Sano per ogni bambino, che è realizzato insieme al Ministero dell'Istruzione, e per cui nelle scuole primarie e secondarie viene creato, spiegato la sana alimentazione con la scala nutrizionale, dove abbinato ci sono attività fisiche, e nelle attività fisiche è stato inserito anche il padel, per cui anche i bambini, abbiamo avuto nel nostro centro pre-Covid più di 950 bambini di varie scuole provinciali che sono venuti a giocare con i loro istruttori. Oltre a quello siamo partiti con una serie di cooperative con varie disabilità di ragazzi, dove abbiamo visto che anche loro possono avere dei benefici psicofisici sia sulla mobilità sia sulla cognizione e sia anche sulle condizioni appunto psicologiche, perché è uno sport che crea autostima, per cui ogni volta che ci si gioca qualcuno trova un proprio miglioramento e trova delle soddisfazioni personali. Certo, certo. Adesso giocando, ovviamente, sì, sì, ti faccio concludere. No, giocando poi in quattro si crea una socialità. Ad esempio, io ho 55 anni e abbiamo ritrovato gli amici di gioventù, tutti i giovedì sera giochiamo con i miei amici. Il più datato anagraficamente oggi ha 62 anni ed era 35 anni che non facevamo sport insieme. Ci divertiamo ancora come allora. Poi c'è il famoso terzo tempo della birra, sì, certo, che fa anche bene dopo lo sport, e diciamo ci divertiamo ancora nel dopo partita, passando ancora un'ora e mezza insieme, che ci dà modo ognuno di scaricare quelle che sono le tensioni familiari, lavorative o impegnative che ognuno ha. Giustissimo, giustissimo. È uno sport anche, come dicevi, giustamente, come hai sottolineato, dalla valenza sociale, fa bene allo spirito, all'umore e naturalmente poi anche al fisico. E questo, ecco, è un punto sicuramente a favore, la diffusione chiaramente tra la popolazione più o meno giovane, ma sappiamo poi che allargandosi, insomma, tra la popolazione, magari anche qualche campione alla fine può venire fuori, e quindi l'Italia potrebbe, insomma, aspirare, perché no, a avere un ruolo, insomma, di prim'ordine insieme alle altre nazioni che adesso dominano, appunto come la Spagna, come l'Argentina, magari in un futuro dove chissà, magari il padel sbarcherà anche ai giochi olimpici. Claudio, un'ultimissima considerazione prima di lasciarti andare. Hai detto giustamente che ci sono ancora delle aree dove inserirsi, perché il padel, appunto, a parte i casi di Spagna e Argentina, non è ancora saturo dal punto di vista delle strutture, però non hai paura della concorrenza, cioè che altre aziende, appunto, fiutino il business come lo avete fatto voi e si inseriscano creando, insomma, un po' di competizione? Ma guarda, dal punto di vista imprenditoriale io ho sempre stimato la sana concorrenza, perché la sana concorrenza crea innovazione e crea nuovi stimoli. I mercati stagnanti sono anche poi i mercati che sono andati a concludersi, dove non è stato innovato, dove non è stato inserito tecnologia. Noi stiamo facendo molte cose e la nostra creatività aziendale e il supporto della grande famiglia di Italian Padel ci fa ben sperare, perché abbiamo appena depositato altre 3 domande di brevetto, abbiamo delle platee prefabbricate, brevettate e certificate per poter supportare campi anche su stabilimenti balneari e altre cose. Abbiamo appena depositato un brevetto per dei palazzetti polivalenti totalmente amovibili e prefabbricati in rispetto di quelle che sono oggi le attenzioni anche del pianeta, per cui l'ecosostenibilità, l'autosostenibilità, perché questi palazzetti possono essere realizzati con pannelli fotovoltaici sul tetto, per cui autoalimentandosi, e con degli accumulatori poter generare oltretutto
energia per le nuove auto elettriche, bici elettriche, e per cui il rispetto del green. E oltretutto questo permette, quando si va a dialogare con le amministrazioni pubbliche, che qualora vengano fatti dei bandi o assegnati dei project, dopo la durata, diciamo, che può essere quella di 15-20 anni della struttura, si può ridare indietro il terreno vegetale come è stato trovato, e questo in rispetto sempre dell'ambiente Certo. e del Proprio, pianeta. ecco, nella scia, insomma, della ormai nostra quotidianità che va verso di più sempre il green, il rispetto, dell'ecologia. Quindi, insomma, un ulteriore merito e ne ha tanti veramente Italian Padel, perché quando si crea lavoro, quando si creano posti di lavoro facendo praticare sport alla gente, diffondendo il benessere, insomma, è veramente un qualcosa che va sottolineato. Quindi io, Claudio, ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, per essere stato qui ospite alle Fonti TV. E naturalmente in bocca al lupo alla vostra azienda per il futuro. Grazie a voi, è stato un piacere e buon padel a tutti. Grazie, grazie, davvero Grazie. buon padel a tutti. Bene, allora noi chiudiamo questo spazio di approfondimento di Pocket News, ora pochi istanti di pubblicità e poi naturalmente noi torniamo sempre in diretta.